pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. È sempre stato famoso per il suo modo tipico, unico di cantare, per la sua timbrica e voce così un po' roca e graffiante. La sua carriera è lunga da decenni, lungo i quali ha fatto parlare di sé, anche per qualche vizio, molta popolarità e persino per la sua numerosa famiglia con ben 8 figli. Ebbene, ora Rod Stewart torna protagonista delle cronache, ma per un suo messaggio, lanciato dopo aver combattuto contro la malattia, dopo il cancro alla tiroide che gli è stato diagnosticato nel 2000. Infatti, il cantante britannico ha rivelato di essere sopravvissuto ad un tumore alla prostata. La confessione è avvenuta durante una serata di un'organizzazione europea proprio di lotta alle malattie della prostata in settembre. Ecco che Rod Stewart ha detto: non lo sa nessuno, ma ho pensato che fosse giunto il tempo di dirlo a tutti. Ora sono fuori pericolo semplicemente perché ho preso il tumore in tempo, ho ancora però molti esami da fare, ha dichiarato quello che è davvero uno dei più grandi cantanti della storia del rock. Sir Roderick David Stewart, detto semplicemente Rod, nato a Londra il 10 gennaio del 1945 da genitori scozzesi, ha confessato che è stato decisivo il suo approccio positivo alla malattia. Ragazzi, fate prevenzione, questo appunto ha detto alle giovani generazioni. Se sei positivo e lo affronti, ecco che continui a sorridere. Ho combattuto per 2 anni e sono stato semplicemente felice. Il buon Dio ha vegliato su di me. Con il suo consueto senso dell'umorismo, la voce magica e, come detto, graffiante, quella dei Faces e di tanti classici soul e R&B, ecco che ha invitato tutti i presenti alla prevenzione. Ragazzi, ha detto ancora al pubblico, dovete davvero andare dal dottore. Come riportato dal Mirror, alla serata era presente anche Ronnie Hood, chitarrista dei Rolling Stones dal 1975, suo amico di vecchia data e compagno anche di band ai tempi del Jeff Beck Group e dei Faces appunto. Qualcuno lassù, ha spiegato Hood, ci ha presi a cuore Rod. Il riferimento è al cancro ai polmoni, dal quale anche il chitarrista è poi guarito nel 2018. All'evento erano presenti anche Kenny Jones, storico batterista dei Faces, la moglie di Stewart, Penny Lancaster, e poi le mogli proprio di Hood e Jones, Sally e Jane. I tre si sono poi esibiti insieme in una scatenata versione live di Maggie May. Maggie May, che uscì nel 1971, estratta dall'album Every Picture Tells a Story, riscosse all'epoca un enorme successo, tanto che il magazine Rolling Stone ha classificato il brano alla posizione numero 131 nella sua lista dei 500 migliori brani di sempre. Il testo del singolo esprime un po' l'ambivalenza, le emozioni contrastanti di un giovane ragazzo che inizia un rapporto con una donna più anziana, più grande di lui, e si basa in effetti sull'esperienza personale di Stewart. Nel numero di gennaio del 2007 della rivista Q, infatti, l'artista scozzese ha ricordato che quella di Maggie May era più o meno una storia vera riguardo alla prima donna con la quale aveva avuto rapporti sessuali in occasione di un jazz festival del 1961. Il nome della donna non era ovviamente Maggie May, l'artista infatti ha affermato che il nome è stato tratto da una vecchia canzone di Liverpool su una prostituta. Il brano fu inizialmente pubblicato come lato B del singolo Reasons to Believe, ma presto le radio iniziarono a trasmettere anche il lato B, che era appunto Maggie May, e che divenne di gran lunga più popolare del lato A. Il brano, la canzone, rappresenta il primo grande successo di Rod Stewart, lanciando la sua carriera come solista, nonché una delle canzoni poi più conosciute del nostro artista. Nell'ottobre del 1971 la canzone ha raggiunto la posizione numero 1 nella classifica inglese e vi è rimasta per 5 settimane, contemporaneamente arrivata anche in cima alle classifiche negli Stati Uniti. Fu infatti numero 2 della Billboard Hot 100. La canzone è poi rimasta contemporaneamente al vertice delle classifiche in Australia per 4 settimane e noi oggi ve la riproponiamo così.